L'antimafia è puntuale. Nel pomeriggio i commissari sono a Monasterace Superiore, si riuniscono nell'aula consiliare, stavolta inaccessibile agli operatori dell'informazione se non per un rapido giro di tavola concesso alle telecamere, la stessa sala nella quale la notizia di giornata, già abbondantemente preventivata, assume finalmente il crisma dell'ufficialità. Gran testimone il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, Maria Carmela Lanzetta annuncia il ritiro delle sue dimissioni, scatenando gli applausi dei presenti. Sono le 14:10 in punto. Il segretario è riuscito a convincerla? No, ma io non sono. Io ero qui per rispettare qualsiasi decisione, guarda, poi lei ha riflettuto e mi pare che abbia preso una decisione molto saggia che dà coraggio a tutti. Ma il bel gesto della Lanzetta è però a tempo e lei stessa infatti ad affermare che ci sarà una verifica da qui a 3 mesi. E ci siamo dati un programma che deve essere attuato. È chiaro che non è che noi stiamo qui senza far niente, gli altri fanno, dobbiamo fare insieme, e se riusciamo a fare questo percorso per uscire da quelle che sono i problemi più grossi o almeno per avviarli, allora una può dire ha senso che io rimanga, altrimenti in sincerità non ha senso che noi restiamo, che io rimanga. Che fare dunque in questi pochi mesi che rimangono? In conferenza stampa la replica del vicepresidente dell'antimafia Luigi De Sena e del commissario Antonio Caruso. Un programma straordinario per la Calabria è stato approvato dalla commissione parlamentare antimafia all'unanimità. Questo programma è stato trasmesso, come ho detto prima, alle due camere e anche al governo. Qua bisogna a questo punto cercare un'accelerazione. Credo che i 3 mesi siano l'ulteriore stimolo dopo le dimissioni date, perché chi deve fare la sua parte faccia effettivamente la sua parte. 1.300.000 euro di fondi europei ottenuti indebitamente per 23 strutture turistiche mai realizzate, 63 persone denunciate, sequestrati conti correnti e beni per oltre 1 milione di euro. L'operazione è dalla Guardia di Finanza. Mara Martelli. Soldi destinati al turismo in alcune località simbolo della Calabria li hanno chiesti all'Unione Europea presentando progetti importanti per l'area del Vibonese.